Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua per cercare di capire la mia carriera calcistica, per ricalcare da dove sono iniziato, a dove sono passato, a dove sono ora. Quindi, il Samuel che vedete su YouTube Italia, il Samuel che vedete nei derby di Federico Marconi, il Samuel che vedete su Pirla SV, la sua carriera calcistica e da dove è iniziato tutto ciò. Tutto questo, ci sarà una bellissima partita che è stata registrata nel campionato in cui gioco adesso, in prima categoria, quindi gioco nei dilettanti. Detto ciò, iniziamo subito con le domande. Vai Gabri. A che età e dove hai iniziato a giocare a calcio? All'incirca avevo 9 anni. Ero quindi in quarta elementare e ho iniziato a giocare a calcio nella città in cui sono cresciuto, nella Zola Predosa Calcio. Hai mai fatto dei provini? Sì, ne ho fatti due, uno al Modena e l'altro alla Reggiana. Però devo ammettere che ci sono state anche altre squadre professionistiche che hanno avuto interesse su di me. Una di queste è il Bologna. Qual è stata la massima categoria in cui hai giocato? È stato l'Eccellenza, 3-4 anni fa se non mi ricordo bene, e sempre appunto nella città dove sono cresciuto, dove appunto ho esordito a 16 anni, ragazzi. E in quante categorie hai giocato? Prima ho giocato in prima categoria, promozione e in Eccellenza, quindi in 3 categorie per il momento. In che squadra ritorneresti a giocare volentieri? Allora, ritornerei volentieri al Sasso Marconi, dove mi sono trovato veramente bene. È stato un bellissimo anno, devo dire. Eravamo tutti giovani in quella squadra, ragazzi. Tutti ci davano per spacciati e abbiamo fatto un buonissimo campionato di promozione, dove a metà anno eravamo metà classifica. Beh, comunque sia, siamo riusciti a farci valere e a dimostrare quello che volevamo. Quanto ti reputi forte da 1 a 10? Mi do un 8, nel senso che non sono fortissimo, perché se fossi fortissimo non sarei nei dilettanti. Però sono bravo e chi lo sa, ci potrei arrivare. Attualmente dove giochi? Attualmente, ragazzi, gioco nel MSP Calcio in prima categoria. In che posizione siete in classifica? Al momento della registrazione di questo video siamo primi in classifica. In quanti e quali ruoli hai giocato? Ho fatto il difensore, che attualmente io gioco, sono centrocampista nella mia squadra, il trequartista, anche l'esterno ho fatto, quindi 4 ruoli. Che rapporti hai sempre avuto con i tuoi compagni di squadra? Ho sempre avuto un buon rapporto, sempre di rispetto e di fiducia, e soprattutto ci siamo sempre spronati a vicenda. Difficilmente ho avuto spiacevoli inconvenienti con i miei compagni di squadra, a parte qualche episodio che devo ammettere che c'è stato con qualcuno, però pochissimo, raro. Cosa ne pensano i tuoi compagni di squadra dei tuoi video su YouTube? Alcuni mi seguono, altri no. Ovviamente simpatizzano appunto quando mi vedono, quando appunto poi vedono che magari fuori oppure in tribuna ci sono dei ragazzini che mi seguono, che mi urlano Samuel, 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 mi sostengono quello che faccio, anche se devo ammettere, ragazzi, che ogni tanto mi prendono anche un po' in giro. Cioè, a seconda appunto dei video che poi escono fuori su YouTube, sui vari canali, magari quando ci sono delle giocate che sbaglio oppure perdo clamorosamente contro persone, così mi prendono un po' in giro, ma sempre, ragazzi, in maniera molto ironica, ecco. Li saluto. Quanto sei fondamentale nella tua squadra? 7. Dai, per essere onesti, 7. Sono importante, non fondamentale, perché ricorda, ragazzi, che nel calcio nessuno è fondamentale, ragazzi, nessuno. Semmai, comunque sia, uno può essere importante in una squadra, però non fondamentale, quindi dico 7. Se dovessi scegliere una squadra dove giocare, quale sceglieresti? Beh, ragazzi, tifando Milan, perché molti di voi mi dicono: ah, ma Samuel, tu tifi Atalanta, tifi Atalanta. No, ragazzi, non tifo Atalanta, io tifo Milan. E se mai potessi arrivare a giocare, ragazzi, andrei a giocare al Milan. Assolutamente. Che consiglio daresti ai giovani che giocano a calcio? Beh, sicuramente quello di impegnarvi sempre e crederci sempre, perché come io sono una dimostrazione di un ragazzo che aveva iniziato a giocare a calcio sì per passione, sì per divertimento,
e non si sarebbe mai aspettato di migliorare così tanto. Ecco, io adesso non sono arrivato a nessuna parte, però comunque sia mi reputo molto bravo a giocare a calcio, diciamo che lo sono diventato, cioè il mio percorso è stato sempre più crescente. Inizialmente, ragazzi, per i primi anni in cui appunto io mi ero iscritto a scuola calcio, cioè facevo solo panchina, strano a dirlo, ma non giocavo, non ero bravo, non ero proprio capace di giocare a calcio. Poi piano piano c'è stato poi un anno che c'è stato poi il click e poi sono migliorato e è successo quello che è successo. Quanti cartellini rossi hai preso in carriera? Non tanti, direi 2-3 massimo. Non sono Sergio Ramos della situazione, ecco. Chi è stato il giocatore più forte con cui hai giocato? Uno che mi è rimasto veramente impresso è stato, si chiama Joel Valim. Lui veramente mi ha impressionato più per quanto spronava i giovani e quanto tenesse al calcio. A che età hai avuto la svolta? La svolta l'ho avuto intorno ai 13-14 anni. Mi guardavo le skills di Ronaldinho, di Neymar, le compilation, tipo i tunnel dell'anno. Mi guardavo tanti di questi video su YouTube, ragazzi, che non ne avete idea, e cercavo di emularmi in qualche modo, di migliorare, oppure cercavo su YouTube come migliorare la tecnica, oppure mi allenavo poi a casa. E quindi è stato quell'anno molto fondamentale, assieme appunto anche il mister che poi ho avuto, che mi ha saputo dare tanto, trasmettere tanto e farmi crescere. Domanda importante: hai mai ricevuto insulti razzisti in campo? Sì, ne ho ricevuti. Devo dire che quando li ricevo è veramente spiacevole, pur anche in un momento come di divertimento, di passione, come può essere il calcio, ci siano persone che arrivino a tanto, cioè a offenderti, a provocarti, insultandoti in maniera pesante, proprio per una partita di calcio. Cioè è pazzesco come nel 2022 le persone ancora non capiscono che il calcio sì può essere un lavoro, tante cose, però in primis è un gioco, è un divertimento, e quindi non ci dovrebbero mai essere questi episodi di razzismo, né per chi gioca, men che meno per chi guarda. E quindi sì, li ho ricevuti e spero di non riceverne più. Noto razzismo. Bravissimo Gabri. Noto razzismo. Fare il calciatore a livello dilettantistico fa scopare di più? Beh, dipende che calciatore sei. Sicuramente se sei in una buona posizione, militi dall'eccellenza alla Serie D, sì, ovviamente non sei un calciatore di Serie A, però comunque sia ha la sua rilevanza, quindi sì. Ovviamente ragazzi, non è il tuo caso. Sì, già. Adesso ti faccio vedere questa azione e mi devi dire se era gol oppure no. Ok. Ragazzi, allora, è dentro, clamoroso. Per me e anche per il mio compagno che era di fianco, ragazzi, era gol. Ma non di così, di così. Era gol grande come una casa. L'unico problema è che in prima categoria, ragazzi, non c'è la terna arbitrale e quindi l'arbitro è uno, e se non vede una cosa, mi dispiace ragazzi, ma non ci potete fare niente. E invece ricordiamo questa tua prodezza, ovvero l'assist su calcio d'angolo. Ok. Ragazzi, allora, questo è uno schema che abbiamo provato e riprovato in allenamento. Devo dire la verità, in realtà non era proprio così, però ragazzi, nel calcio ci vuole anche una variante che si chiama fortuna. La palla è andata lì sull'attaccante, che è stato bravo a colpire di testa e a metterla dentro. Ormai sarò già ad una quindicina di assist quest'anno. Altra domanda: ti aspettavi di vincere il pallone d'oro di YouTube Italia? No, proprio perché non è che perché io gioco a calcio, mi alleno, significa per forza che io debba vincere tutte le competizioni oppure io sia stato facilitato nel vincere la competizione. Anche perché sono tante le varianti in gioco. In un campetto come quello, ok, le qualità, le doti sì, si possono vedere, e se uno è allenato comunque si può vedere. Però non è semplice, non è facile, perché un giocatore come un Pierino l'ha sempre dimostrato. Pierino non gioca a calcio, però comunque sia gli vengono dei colpi che solo lui sa come fa.
ci vuole anche un po' di talento, furbizia, tantissime doti. Torneo iniziato, non mi aspettavo di vincere il pallone d'oro di YouTube Italia. Anche perché poi in finale ho incontrato un avversario veramente forte, che è stato Gunther, e che ho dovuto ricorrere al proprio al massimo delle mie energie per poterlo battere. Essere il pallone d'oro di YouTube Italia ti fa scopare di più? No. Ma allora cosa è servito, scusa? In realtà è servito alla gloria, che sono il pallone d'oro di YouTube Italia 2021-2022. Vai. No, sei il pallone d'oro. Bene, ho finito le domande. Ah, hai finito le domande? Bene. Allora ragazzuoli, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, questo è stato ovviamente un'introduzione su quello che è la mia carriera calcistica al di fuori di YouTube. Fatemi sapere se questa serie vi può piacere. Ovviamente d'ora in poi non vi introdurrò più niente, ma vi andrò a mostrare direttamente come la vivo prima della partita, poi durante la partita e post partita, e anche qualche allenamento, ok? Quindi se questo vi può piacere, io lo porterò su YouTube, però me lo dovete dimostrare, ragazzi, quindi mi raccomando, lasciate like, lasciate un commento, qualsiasi tipo di commento, qualsiasi cosa, guarderò, risponderò e magari potrò fare un video in cui risponderò ai vostri commenti. Se siete ragazzi che giocate a calcio e avete delle domande, dei dubbi, scrivetemeli qua sotto, che magari vi posso dare una mano, un consiglio, vi posso essere utile. Mi raccomando, io ringrazio Gabri qua dietro che mi ha fatto queste domande. Noi ci vediamo nel prossimo video, bella ragazzi! E finisce qua la partita 2-2.